Disagi evidenti per il trasporto pubblico scolastico, a Chieti bus super affollati negli orari di punta, calche e assembramenti all'ordine del giorno. I problemi del trasporto scolastico, siamo saliti su un autobus a Chieti nell'orario di uscita dalla scuola, evidente l'assembramento dei ragazzi, tutti però a quanto pare rispettosi dell'obbligo di mascherine. Il servizio di Alice Cercone. A denunciare alla nostra redazione le condizioni del trasporto scolastico sono stati direttamente gli studenti di Chieti e allora siamo andati a vedere qual è la situazione. Raggiungiamo la fermata di via aereo nell'orario di uscita degli alunni. Alle 14.45 arriva l'autobus della linea 1. Lasciamo prima salire i ragazzi e quando arriva il nostro turno si fa proprio fatica a entrare. Il gruppo vicino alla porta d'ingresso deve ulteriormente stringersi perché le porte possano chiudersi. In queste condizioni impossibile evitare assembramenti. Ragazzi, è sempre così la situazione a quest'ora. L'autobus è sempre così affollato. E al mattino, all'orario d'ingresso, tutti i giorni così. In giro per la città troviamo molti altri autobus in viaggio senza alcuna criticità. Per il trasporto scolastico, invece, i problemi sono evidenti. I vostri insegnanti sanno che questa è la situazione? Con i vostri genitori ne avete parlato? Cosa vi dicono? Ci abbiamo abituato. Che vi dovete abituare? Perché certo è sempre così. Altra situazione critica alle fermate. Chi non indossa la mascherina non si preoccupa del distanziamento. I tempi di attesa per evitare il contatto tra chi sale e chi scende non vengono rispettati. Tutti subito a bordo, incuranti del metro di distanza previsto nel momento in cui si varcano le porte dei bus.